Nel 1982 usciva nei cinema un film fantastico, divenuto poi culto intramontabile, Conan il Barbaro, diretto dal regista John Milius. Quello che la grande massa non sa è che le gesta di Conan il Barbaro sono basate su una serie di racconti scritti agli inizi del Novecento da uno dei padri fondatori del heroic fantasy, Robert Irwin Howard. Robert Irwin Howard nacque a Pister, in Texas, il 22 gennaio del 1906. Era figlio di un medico condotto, cioè quel tipo di medico che presta assistenza sanitaria generalmente ai poveri e, dietro compensi stabiliti secondo un tariffario, anche ad altri cittadini più abbienti. Per questo motivo, la famiglia di Robert era costretta a seguire il padre da una cittadina all'altra finché si stabilirono, dopo la nascita di Robert, a Cross Plains, una cittadina vicino ai confini del Messico. Robert era figlio unico, gracile di costituzione, introverso e con pochi amici, e per questo preferiva rifugiarsi tra le pagine dei libri piuttosto che trascorrere il tempo fuori dalle mura di casa. Sua madre, Jane Hester, alimentò questa sua passione. Le sue letture erano principalmente letture d'avventura. Lesse Arthur Conan Doyle, creatore di Sherlock Holmes, Jack London, immenso scrittore di romanzi d'avventura come Il richiamo della foresta e Zanna bianca, Mark Twain, Rider Haggard, autore de Le miniere di Re Salomone, Rudyard Kipling, autore de Il libro della giungla, e anche grandi figure dell'horror come Ambrose Bierce e Edgar Allan Poe. Ma ci furono altre esperienze, non letterali, che plasmarono la sua futura prosa. Come figlio del medico locale, Robert è costantemente spettatore di lesioni, ferite e sangue, a causa di incidenti nelle fattorie e nei giacimenti petroliferi circostanti che sorgevano grazie al boom del petrolio. I pazienti del padre erano vittime di scontri a fuoco, di linciaggi e di incursioni nelle riserve indiane. Tutto ciò portò Robert ad avere una visione del mondo decisamente dura. Sebbene Robert amasse leggere e imparare, si convinceva sempre più dell'onnipresenza del marcio e dei nemici, e che quindi il valore della forza fisica bruta e della violenza non erano da sottovalutare. È da bambino che prese a scrivere le sue fantasie e sogni d'avventura, popolate di marinai e guerrieri, di uomini dal pugno e dalla lama facile, e che poco avevano che spartire con la diplomazia. A soli 10 anni concepisce la figura di El Borak, avventuriero del deserto afghano. A 13 anni crea il personaggio di Bran MacMorn, l'ultimo re della tribù dei Pitti. A 16 anni scrive di Solomon Kane, lo spadaccino elisabettiano del XVII secolo da cui fu tratto un buon film nel 2009. La sceneggiatura di questo film è di Ramsay Campbell, autore horror a cui forse un giorno dedicherò un video. Per farla breve, il desiderio di Robert era chiaramente quello di guadagnarsi da vivere scrivendo di eroi spacconi e spavaldi. Ciò contrastava con l'idea del padre che, come medico, insisteva verso una cultura accademica votata alla scienza. A causa del suo carattere e del suo aspetto gracile, Robert fu bullizzato a scuola e allora quei concetti sulla forza fisica e la violenza che aveva cominciato a covare qualche anno prima si fanno largo nel suo cuore. Decide di plasmare la propria corporatura e prestanza. Ogni volta che rientra a casa, al termine della scuola, si esercita, attenzione all'ignoranza sublime di quanto sto per dire, si esercita abbattendo querce con un'ascia e spaccando legna d'ardere, ogni santo giorno. E siccome ciò non bastava, comincia a sollevare pesi. A quel tempo la boxe era lo sport più popolare nel paese, con un'influenza culturale di gran lunga superiore a quella odierna. James Jeffries, Jack Johnson, Jack Dempsey furono i grandi pugili che ispirarono Robert in quegli anni e così cominciò a praticare il pugilato, oltre anche ad altre forme di lotta. Alla fine Robert si trasformò da adolescente gracile in un ragazzo massiccio e imponente, con una statura di 1,85 m e 90 kg di muscoli. Tuttavia Robert, ora sprezzante e non più intimidito dai bulli, termina il liceo insoddisfatto. La cultura imposta dall'alto non fa altro che allontanare il ragazzo dal mondo accademico. È il 1924, quando Robert ha 18 anni e la rivista Pulp Weird Tales, che tra parentesi pubblicava anche i lavori di Lovecraft, accetta un racconto di Robert Howard. Il racconto è Lancia e Zanna.
la storia di un guerriero della specie di Cro-Magnon, un tipo di Homo sapiens, che deve liberare la sua donna da una tribù di uomini di Neanderthal. Il nostro Robert non vuole avere molto a che fare con signorili case editrici. Lui vuole essere grosso e ignorante e allora continua a inviare racconti d'avventura a Weird Tales, la rivista pulp di horror e fantastico di Chicago. La rivista accetta i racconti di Robert, ma c'è un problema. Weird Tales non paga, o meglio, paga al momento della pubblicazione, e per 2 anni la rivista ha materiale sufficiente di altri autori. Robert deve campare e nel frattempo sbarca al lunario scrivendo come giornalista per il giornale locale, il Cross Plains Review. Tuttavia, a causa del basso salario, si licenzia dopo poche settimane. Si rifiuta di proseguire gli studi al college e nel frattempo si cimenta comunque in una serie di lavori per sbarcare il lunario. Commesso, stenografo, assistente di geometri, operaio alla pompa di benzina e altro ancora. Nel contempo continua a scrivere, anche se con meno frequenza, e a inviare le proprie opere a Weird Tales. Arriva il 1926 e la rivista Weird Tales, esaurite le pubblicazioni di alcuni autori che avevano la priorità, comincia a pubblicare i racconti di Robert che gli erano stati inviati negli anni precedenti. Grazie a questo evento, Robert riprende fiducia, intensifica la sua attività di scrittura e, fatto curioso e fondamentale per la sua produzione letteraria, prende parte ad alcuni incontri di pugilato. È in questo periodo che scrive il primo racconto del suo secondo più famoso personaggio dopo Conan, Re Kul di Valusia. Il racconto viene accolto dai lettori con grande entusiasmo e Robert riceve un compenso per ogni racconto di circa $100, che sono più o meno 1000 euro odierni, una cifra di grande rispetto anche per uno scrittore di oggi, anzi soprattutto per uno scrittore odierno italiano. Ed è nei racconti di Re Kul che Robert Howard getta i fondamenti del genere heroic fantasy. Perché Robert Howard è grosso e tamarro e scrivere di elfi magri e depilati con tuniche bianche non gli passa manco per l'anticamera del cervello. E se ne sbatte di personaggi rammolliti alla Lord Dunsany, i suoi personaggi e soprattutto Re Kul sono dopati, incazzati neri e se ne vanno in giro in un mondo brutale a risolvere i problemi sfasciando i crani. Come non ricordare il suo Steve Costigan, marinaio ubriacone dal cuore d'oro che vaga per le strade insieme al suo fedele bulldog a pigliare a pugni in faccia la gente che non gli va a genio. Poi è il momento di Solomon Kane, lo spadaccino vittoriano ideato da Robert quando aveva soli 12 anni. Solomon Kane, il pirata e mercenario redento che tenta in ogni modo di fuggire dagli emissari del diavolo e al tempo stesso di far loro un culo così. L'apprezzamento del pubblico cresce sempre più. Si stima che tra il 1926 e il 1929 Robert Howard abbia guadagnato con le pubblicazioni l'equivalente di circa 20.000 euro. Potrebbe sembrare poco se paragonato a uno stipendio normale, ma dobbiamo tenere conto di 2 cose. Per l'epoca erano soldi ben sufficienti per campare e, soprattutto, una cifra di 20.000 euro in 3 anni solo per scrivere, al giorno d'oggi sarebbe comunque una quantità di denaro ragguardevole. Il successo tra il pubblico appassionato di storie pulp e racconti d'avventura cresce e Robert Howard sforna anno dopo anno scritti che vengono pagati sempre più. Nel 1930, per i racconti di Bran McMorn, altro personaggio ideato quando era molto giovane, riceve l'equivalente di ben 15.000 euro. Le entrate aumentano e nel giro di qualche anno è uno scrittore affermato. È il 1932, quando il suo personaggio più famoso, Conan, prende forma nel primo racconto, La Fenice sulla spada, che vede un Conan già adulto e al culmine della sua carriera di avventuriero. Gli introiti economici per questo racconto e il successo tra i lettori lo spingono a proseguire a scrivere del barbaro. In realtà un cimmero, abitante della regione della Cimmeria, o meglio della Cimmeria, che sarebbe la pronuncia corretta. Robert Howard prosegue la produzione scrivendo gli antefatti del primo racconto da lui pubblicato, ovvero raccontando le imprese di Conan da giovane. I racconti di Conan, infatti, spaziano in un arco temporale che va dalla giovinezza di Conan,
intorno ai 20 anni, fino alla maturità piena, dove Conan adulto diventa re del regno di Aquilonia. Le storie di Conan sono il culmine dell'estro di Robert Howard. Raggiunge una maturità di narrazione che è l'apice di tutta la sua carriera di scrittore. I racconti di Conan hanno ispirato decine di autori a venire e sono oggi considerati a tutti gli effetti le fondamenta del genere sword and sorcery e heroic fantasy. Conan è la summa della visione simbolica che Robert Howard aveva della vita. La vita è terribile, la natura è terribile e la violenza è l'unico stato naturale delle cose. Conan accoglie a braccia aperte la brutalità, ma ha comunque un proprio codice d'onore verso il nemico e soprattutto verso i più deboli. Un codice d'onore che lo fa apparire migliore di tutti quei personaggi civilizzati che tentano di ingannarlo durante le avventure. L'essenza dello spirito barbarico di Conan è riassunta in una frase del racconto La Torre dell'Elefante, che potete trovare sul mio canale. Gli uomini civili sono molto più incivili dei selvaggi perché possono permettersi di essere maleducati senza preoccuparsi che qualcuno spacchi loro la testa. La barbarie è lo stato naturale dell'umanità, la civiltà invece è innaturale. La civiltà è un capriccio delle circostanze. Tra il 1934 e il 1936 Robert Howard conosce Novelyn Price, l'unica altra donna della sua vita, oltre alla propria madre, cui era strettamente legato. Novelyn era un'insegnante d'inglese in un liceo di Cross Plains. Per 2 anni Howard e Novelyn si frequentano fasi alterne, trascorrendo tempo a discutere di scrittura, di filosofia, di storia e di religione. Nel frattempo, la madre di Robert, da sempre ammalata di tubercolosi, peggiora e viene ricoverata. Robert, troppo preoccupato per lo stato di salute di sua madre, trascura i rapporti con Novelyn e la relazione tra i due va a rotoli. Novelyn abbandona Cross Plains nel 1936 e parte per la Louisiana State University per conseguire la laurea. I due non si incontreranno mai più. Alcuni anni più tardi, Novelyn prese ad annotare in un diario le sue conversazioni quotidiane che aveva avuto con Robert. Anni dopo, questo diario divenne il libro One Who Walked Alone, colui che camminava solo, dal quale fu tratto il film del 1996 The Whole Wide World, con Vincent D'Onofrio nei panni di Robert Howard. Il carattere forte di Novelyn aveva instillato ammirazione in Robert e questo si rifletteva in molti personaggi femminili che lui raccontava. Basti leggere di personaggi come Valeria la piratessa, Belit, la regina della Costa Nera, e Red Sonia, la guerriera ucraina che combatte contro l'impero ottomano. È formidabile notare come in un autore di inizio Novecento, i cui personaggi sono uomini grandi e grossi che vanno in giro a spaccare teste, compaiano figure genuinamente femministe e degne di rispetto, e questo ha reso le opere di Robert Howard attuali anche a distanza di un secolo. Robert Howard ha scritto tutto e di tutto. Ha creato generi e ha scritto di generi. È stato anche poeta, ma direi con scarso successo. Potete trovare sul mio canale la sua poesia Cimmeria, poesia da lui dedicata a quella regione di terra brulla con montagne aspre e foreste scure e innevate dove Conan è nato e cresciuto. È il 1936. Robert Howard ha 30 anni e a soli 30 anni ha già dato vita a mondi interi. Sua madre è gravemente malata. La famiglia aspetta l'attimo fatale da un momento all'altro. Howard deve accudirla, dentro e fuori dagli ospedali, e non ha più tempo per scrivere. Inoltre, la rivista Weird Tales gli deve ancora parecchi soldi. Lo pagano, ma molto lentamente. Con la scrittura assente, che era la valvola di sfogo di Howard, e con la madre malata, la sua mente vacilla. Inoltre, nonostante fosse un gigante, in termini di salute fisica, Robert aveva un cuore debole, che ha curato per tutta la vita assumendo la digossina. Robert soffriva inoltre di un palese complesso edipico e per alcuni soffriva anche di disturbi depressivi. Nel giugno del 1936 la madre di Robert entra in coma. Il padre, medico, conferma che per la madre non c'è più nulla da fare. L'11 giugno del 1936
Robert Irving Howard sale sulla propria automobile parcheggiata, estrae dal cruscotto una Colt automatica 380 e si spara. Ma il suo fisico è così robusto che anche la morte fa fatica a mandarlo al tappeto. Robert sopravvive alla pallottola per 8 ore, mentre suo padre, medico, lo accudisce. Ma alle 4 del pomeriggio, Robert Irving Howard, il bardo di Cross Plains, soccombe. Sua madre subirà tristemente la stessa sorte il giorno successivo. In casa Howard, nella macchina da scrivere di Robert, viene trovato un biglietto di addio che cita: «Tutto è compiuto e tutto è volato via. Gettatemi su una pira. La festa è terminata e la luce ora spira». E a noi lettori appassionati d'avventure permane il sommo peso di questa tragedia, di un gigante buono che scriveva di eroi pompati e di tesori sfavillanti e lo faceva come mai nessuno aveva saputo fare e come nessuno mai saprà di nuovo fare.